È una giornata particolare questa Sì, in cui sì. vogliamo coinvolgervi, lo ricordiamo anche il nostro sondaggio di oggi, perché secondo voi permangono segnali di antisemitismo anche nel nostro paese. Ma a proposito di questa giornata del 27 gennaio, vogliamo coinvolgere un noto intellettuale della nostra città e della nostra provincia, che è Giuseppe Stea, molto noto anche come Pinuccio, mi permetto di ricordare questo aspetto, così come mi permetto di salutarlo insieme ad Annette. Buongiorno Buongiorno. e Buongiorno a grazie. voi e grazie dell'invito. Grandi passioni, la politica, il calcio, ma anche la storia. È perché Stea è stato l'autore di tante apprezzatissime pubblicazioni dedicate alla città di Taranto, all'evoluzione che ha avuto anche attraverso le figure dei sindaci. Ma ci facciamo raccontare un particolare che riguarda una presenza di famiglie ebree nella città vecchia di Taranto. Ma non furono perseguitate, è vero Stea? Sì, la presenza nella città vecchia è segnalata sin da tempi antichi, nel senso che una tradizione ebraica medioevale la fa risalire al 70 d.C. addirittura, quando l'imperatore Tito catturò migliaia di ebrei a Gerusalemme e furono trasferiti a Taranto, a Otranto ed in altre città della Puglia. Il quartiere ebraico a Taranto si trovava in quello che era conosciuto come il Pittaggio Turripenna, Eh sì, uno dei quattro pittaggi della tanto città per vecchia. intenderci nella zona della discesa Vasto, Sì. appunto come tu dicevi, uno dei quattro pittaggi in cui si divideva la città. Dal quartiere si passava poi all'esterno delle mura attraverso la porta che era detta appunto ebraica, ossia della Giudecca. Nei suoi pressi si ergeva anche la chiesa di San Bartolomeo e dalla porta un breve cammino conduceva all'area sepolcrale della comunità. La documentazione più antica sugli ebrei a Taranto è proprio costituita da epigrafi funerari, la cui datazione procede dalla fine del IV secolo al IX secolo. Furono redatti in greco, latino ed ebraico e le epigrafi provengono da un'area sepolcrale che aveva il proprio epicentro nel luogo detto Monte d'Oro, dove oggi sorge il Palazzo degli Uffici. Ecco, per ragioni di tempo, acceleriamo un po'. Dunque, poi Faccio questa fu premessa, distrutto tutto, è vero, da Mussolini. piccola premessa perché nel corso di quegli anni, cioè degli anni 30 e anche dopo, c'è stata un'operazione politica, politico-culturale tendente a far scomparire questo ricordo. Ecco perché ho fatto questa premessa. Giusto. Si arriva quindi agli anni 30 del secolo scorso, siamo in pieno regime fascista, il 7 settembre del 34 Benito Mussolini arriva a Taranto e dà l'avvio al cosiddetto risanamento della città vecchia. Col Risanamento piccone, no? quale? Esatto, la famosa scena Del del piccone piccone. con i gerarchi fascisti plaudenti e felici di quello che si stava facendo. Manco a farlo apposta. L'abbattimento dell'isola cominciò proprio dal Pittaggio Turripenne. Di conseguenza, in quell'operazione di abbattimento, gli ebrei lasciarono l'isola. Non dico che furono scacciati, ma nei fatti furono scacciati. Ecco perché nel momento in cui vengono emanate le leggi razziali del Razziali. 17 settembre del 1938, a Taranto c'erano pochi ebrei. Erano già andati via in sostanza. Esatto, il censimento, ecco, per quantificare, il censimento del 1938 dice che a Taranto gli ebrei erano solo 26. Ah, ecco, Questo quindi insomma. è il dato preciso, ma naturalmente c'è questa premessa. Io l'ho voluta fare non per allungare No, no, no. il discorso, perché in quegli anni, cioè negli anni 30, nonostante Taranto ci fossero soltanto 26 ebrei, lo zelo e l'ortodossia fascista e antiebraica si mostrarono molto attivi. Ah, ecco. E E allora. ci sono pagine nere scritte qui nella città di Taranto. Una di queste aveva proprio come obiettivo dare l'impressione che la presenza ebraica nella città di Taranto non fosse mai esistita.